quanto può essere avventuroso uno sciatore misterioso che oggi si è fatto vedere ma non si è palesato del tutto, e sicuramente questo è un veicolo per promuovere il Mondovì e il Moregalese. Assolutamente, un veicolo per promuovere il Mondovì e il Moregalese in un modo un po', diciamo, surreale ma molto evocativo secondo noi, perché durante il lockdown occorreva farsi venire qualche idea per guardare avanti e anche per sorridere un po', e quindi per rilanciare il nostro territorio, perché il mondo è cambiato ma non bisogna fermarsi, bisogna guardare avanti, bisogna andare avanti e bisogna promuovere ancora di più. L'idea del territorio allargato è un'idea sulla quale naturalmente bisogna lavorare, e che è piaciuta molto anche ai sindaci della Liguria, perché effettivamente questo è il nostro territorio. Ormai il turista fa base sfruttando la posizione paricentrica della nostra città e del nostro territorio qui, per poi fare delle puntate al mare, sulle montagne, quindi è molto importante lavorare su questa base. Paolo Ansaldi è il regista di questo video che ha diretto questo sciatore misterioso. Come è nata l'idea? Allora, l'idea è nata dallo sciatore stesso, che sarà ispirato a questo sciatore francese che si chiama Candito Rex, che lui aveva sciato, diciamo, per tutto il mondo, dalla Morea cinese fino al deserto del Sahara. E da questo video lui si è ispirato e ha detto: perché non portare, diciamo, questo stile, questa idea sulle nostre montagne fino ad arrivare al mare. E allora abbiamo fatto prima questo breve promo nella città di Mondovì, quando non c'era ancora la neve, aspettando, diciamo, la neve. Poi d'inverno nel 2020 abbiamo iniziato a girare le prime scene sulle nostre montagne di Artesina e Prato Nevoso, e poi da lì siamo scesi quindi sulle colline fino ad arrivare alla città di Mondovì, però questa volta innevata, poi arrivando fino al santuario di Vicoforte, per poi arrivare fino al mare, quindi ad Alassio e a Leguendia, per poi sparire, diciamo, un tramonto dove continuerà. Non si sa ancora se riusciremo ad andare in Francia o meno, questo dipenderà un po' dalla produzione, però questa è l'idea. L'idea ovviamente è di produrre questo territorio vastissimo che parte dalle montagne, da quasi 3.000 metri, per arrivare fino al mare, sempre come direzione quella del mare. Bene, beh, l'unica cosa che, diciamo, è una piccola finzione è il salto dalla mongolfiera sulla torre civica, perché siamo riusciti a disquaderne in effetti, ma tutto il resto è vero, quindi tutte queste acrobazie che sono costate anche un ginocchio sono effettivamente vere, e quindi questo dà anche una qualità in più a quello che è stato fatto, a ciò che è stato fatto. Bello, 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 veramente bellissimo. Sicuramente una news. Avete visto che c'è un personaggio in più, si è avvicinato un personaggio in più. E quindi, da voi. Però misterioso è, misterioso deve rimanere, e quindi eccolo qui. Un grande atleta, direi, perché veramente le performance che avete visto non sono di tutti i giorni, quindi veramente bellissimo. Questo video lo lasceremo. Unione tra la nostra unione, che rappresenta 5 comuni del territorio confinanti con Mondovì, e tutta l'azione che è stata fatta di promozione da parte della TL sta portando i frutti. Abbiamo già il sentiero Landandè che ci unisce, e in qualche maniera anche questo video va a promuovere il nostro intero territorio. Grazie a voi.